Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Tecno Tupo al Zekit. A Zekit con Zerk anche sul tubo. Stavo guardando un po' come funzionava tutto il smistamento dei materiali e palla grande. Ha finito di cuocere. Qui i pochi minerali che trova, che ha trovato fino adesso, il Querry che sta scavando, me li mette direttamente qui. Li polverizza, li trasforma. E funziona tutta la grande. Come potete ben vedere, cobblestone. Se vedete i pezzi di legno è perché sotto ho trovato tipo un dungeon dove ci sono molti ma molti mostri. Infatti mi ha acceso anche un ragno. Infatti è il secondo pezzo. Vabbè, non voglio rimanere qui a fissare gli oggetti che passano. Diamo giusto un'altra occhiata al Querry. Il tankerone è bello pieno, l'energia arriva, lui sta scendendo, anche se vorrei andare a chiudere quell'acqua lì che mi dà fastidio. Alla fine i mostri non ne vedo, quindi io direi, che facciamo? Ci allarghiamo qui, ci prendiamo questa cobblestone e ci andiamo a chiudere l'acqua. Oh oh. Anche se l'acqua, se non ci vai, ecco. C'è della lava qui, non vorrei bruciarmi. E saliamo sopra. È abbastanza veloce con questi magmatic engine. Va bene. Ok, allora, come promesso, oggi facciamo un bel e grande crafting. Ah, volevo informare, posiamoci questo che non ci serve, che qui ha terminato, ci ha fatto le nostre soul shard, che poi andremo a vedere cosa servono in seguito. Allora, per prima cosa mi voglio craftare un craft packet stamper. È questo qui, sì. Allora, quindi un pistone, 4 cobblestone, una crafting table, dell'iron, molto semplice. Allora, la ricetta dei pistoni mi ricordo che l'avevo rimasta in una crafting che secondo me poi ho tolto. Ok, ci vediamo alla redstone, speriamo che trovi subito della redstone il Querry. Iron, che ci serve? Questo qui, la stone qua e 3 pezzi di legno qui. Ok, abbiamo il nostro pistone. Poi 3 pezzi di redstone, bene, abbiamo preso 4. 1, 2, 3, abbiamo detto così, il pistone e... Ah, il pistone va sopra, la crafting table va sotto. Quindi ci prendiamo 4 di questi, altri 2 pezzi di redstone, ci facciamo la nostra crafting table. Questo va qui così. 1, 2, ah, io non ne ho presi, pensavo che ne avevo già 2. E 3, 4. E 3, e 4. Ok, abbiamo il nostro crafter stamper. Che andiamo a posizionare. Sempre giù. A fianco a questo qui. Ok, adesso ci servirà questo qui.
che non mi ricordo come si chiama, però mi sono segnato su un foglio di carta molto furbamente, che sarebbe questo, Craft Packet, come si crafta, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Allora, quindi un blocco di diamanti, 4 TNT e 4 ossidiane. Quindi, diamanti non ne abbiamo, ma ci prendiamo un bel pezzo, un bel quantitativo di oro. Lo facciamo in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma sai che vi dico? Facciamo altri 8. Allora, blocco di diamanti. Ok, poi TNT, che se non erro si crafta con la sabbia e la gunpowder, giusto? Sì, quindi servono 4. Allora, ci prendiamo un stack di sabbia. Questa è questa qui, giusto? E questa. Quindi ce ne servono 4. Facciamo. Allora, no, se non erro è così. Giusto. No. È al contrario. Come al solito. Allora. Quindi così. Uno, due, tre e quattro. Ok. Questa ce la prendiamo e ce la posiamo, perché non ci serve più. Poi, quattro pezzi di ossidiana. 1, 2, 3, 4. A proposito di ossidiana, ce la dobbiamo creare dell'altra. E basta. Quindi andiamo a mettere. cioè, andiamoci a craftare il tutto con C. Blocco di diamanti al centro. No, la TNT era in questo modo e l'ossidiana così. Ok, ce l'abbiamo. Adesso la mettiamo qua dentro. Pam! E ci dà il nostro Diamond Shard. Con questo Diamond Shard noi ci andiamo a creare il l'acciarino del Nether, che come al solito non mi ricordo mai come si chiama, però mi sembra che Infernal, una cosa del genere. Allora, noi ci vogliamo creare i Dark Iron Ingot, giusto? Si fa con i blocchi, questi qua. Vediamo se ci dà informazioni con I o con la R, niente. Vediamo se ce li dà qua. Ok, no, cioè dobbiamo cercare un attimo, non mi ricordo come si chiama. Cerchiamo di fare una cosa veloce, cioè cercherò di fare una cosa veloce. Allora. Eccolo qui. Protein Nether, che si fa con un Diamond Shard e un Nether Brick. Allora, noi adesso i shard ce l'abbiamo, i Nether Brick ce l'abbiamo sopra, che l'abbiamo usati per l'altro crafting, quindi ce ne serve uno. E facciamo il nostro acciarino. Questo è molto pericoloso, ma molto 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 pericoloso.
Quindi, allora, per prima cosa ci posiamo questi diamond shard qui. Ci facciamo i blocchi di ferro. Penso che 64 possano bastare. No, non si fanno in questo modo. Stupido. Quattro, cinque, sei, ne abbiamo sei, 14. Ok, come vi ho appena detto, è pericoloso, quindi dormiamo e ci andiamo a craftare, ce li andiamo a creare fuori questi dark ingot. Vi faccio vedere perché. Allora, andiamo in una zona abbastanza lontana, sperando che non ci siano creeper. Ho quasi finito anche la spada. Infatti adesso uccideremo questo creeper che sta qui. Ok, no! Vabbè. Visto che ci troviamo, ci prendiamo la terra che comunque ci serve. Allora, io direi che in questo posto qui potrebbe andare. Allora, ci mettiamo prima un po' di terra così, poi ci andiamo a posizionare. Qua, così. Allora, dovrebbe funzionare. Lo constatiamo subito. Adesso prenderà fuoco tutto. Perché questo si espande in pratica, questo fuoco che genera. Quindi se lo fai a terra si espande per tutto il territorio e ti distrugge tutto. Ok, me l'ha fatti tutti, quindi penso che ha finito. Adesso prenderà fuoco, infatti, ha preso fuoco. Meglio non avvicinarsi troppo, ok. Dodici, tredici, quattordici. Abbiamo i nostri dark ingot. Mettendoli qui, ne abbiamo 56, amici. Molto bene. E adesso con questi dark ingot voglio fare una cosa molto molto fapposa. Allora, per prima cosa qui mi sembra che ho fatto un doppione, in effetti. Silver ingot, silver ingot. Lo so che io ho anche il silver qui. No, tin, se vedete questo tin ingot 24, questo tin 115, perché questo è cotto con la powered furnace, quello lì invece è cotto con l'Iron Furnace. Ecco, vedete come arriva cobblestone, perché si sono riempiti i barrel. Allora, per prima cosa facciamo così. Prendiamo questo e ci posizioniamo i Dark Ingot qui. Questi ce li possiamo posare. E allora ci mi voglio fare l'estensione per i barrel. Questo, questi. Si fa con un barrel, un ender pearl, un leader, 4, ok. Allora, ci andiamo a prendere i barrel, ne abbiamo 9. In pratica, questi barrel possono contenere fino a 64 stack di 64. Con questi, diciamo, extra dimensional storage, arriva fino a 256
1024, se non ricordo male. Allora ci prendiamo un bel po' di... Che cacchio ho fatto? Di Blaze Root. Quindi, allora, ci facciamo così. Ne sono 7. Ma ce le craftiamo un attimo. Allora, facciamo in questo modo. Ne abbiamo 32. Molto comodo, eh? E sono 9. Poi del leader, che ne abbiamo solo 5, quindi per adesso non riusciamo a fare di meno, ma andiamo a uccidere qualche mucca. E Dark Ingot, Ender Pearl ne abbiamo solo 3, quindi ci prendiamo altro po' di ferro. Altro po' di ferro. Mi prendo. Ma infatti, è stata 4, dicevi. Allora, abbiamo detto così. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questo lo possiamo usare. Allora, l'ender pearl sopra, giusto? Ci prendiamo un bel po' di Dark Ingot che ci siamo appena creati. Ecco qua. Ci serve solo dell'iter. Questi diamanti li possiamo usare, questo possiamo usare, questi ci rimaniamo per il momento. La terra pure non ci serve. Andiamo a uccidere giusto giusto velocemente un po' di mucche. Ne avevo vista prima una di lì. Allora, maiali. Ma dica adesso che servono le mucche, non ci sono le mucche. Vediamo un po' il nostro jetpack, poi ce la facciamo. Eccola lì. Dovrò farmi una farma di mucche comunque. Eccole qui, quante ce ne sono un bel po'. Tre, tre, sei. Rotto la spada. Ma io non mi arrendo. Ma che cacchio, non mi danno più niente. Magari. Voglio la pelle. La pelle, più fili della pelle fatta di pollo. Una cosa del genere almeno. Non vorrei fare proprio la strage di mucche, perché dopo non posso fare più la farm. Cioè abbiamo 24 pezzi di carne, solo 5 di layer. Meno
me ne manca una. Ok, ne prendiamo un'altra per sicurezza, non si sa mai. Ok, abbiamo 8. Ho fame pure. Poi ho scoperto una cosa: se uno corre e poi inizia a volare, vola molto più velocemente. Forse voi lo sapevate, ma io no. Ok, ok. E 9, ne abbiamo 9. Bene, bene. Questi ce li possiamo posare. Così. Adesso ce li mettiamo dove sta la stone, perché 2 ci serve. Allora, se mi sbaglio, si fa shift tasto destro. Shift tasto destro. Facciamo 2 di stone. Sì, facciamo una qui e un'altra qua sopra. Ok. Poi qualche altro materiale che ne abbiamo in un esubero esagerato, questo sembra, cioè adesso ce li riprendiamo, ce li rimettiamo dentro la terra, ecco. E me li mette in questi extra dimensional barrel. Il tempo che fanno il giro vi farò vedere. Allora, la terra che è sempre piena. No, questo è 7 di 64. Vabbè, mettiamocene uno. Quest'altro ce li conserviamo, poi vedrò io in seguito, magari quando avrò un super esagerato di qualcosa ce li applicheremo vicino. Nel frattempo ci cuociamo anche. Ah, a proposito, io avevo messo a fare della sabbia, infatti mi ero dimenticato, mi sono accorto che mi sono ricordato che avevo bloccato qui, se no diventava vetro. Ok, questa ci servirà. Se servirà poi dopo. Noi ce la posiamo. Abbiamo un bel po'. Ok ragazzi, penso che per questo episodio sia tutto. Spero vi sia piaciuto. Andiamo a dare un'altra occhiata al tankerone, che comunque rimane pieno, e al nostro query, che ha già finito. Il nostro query che ha già finito, non ci posso credere. Azzo, velocissimo. E allora io quasi quasi sai che direi di allargare, mi allargo con i landmark e faccio continuo a scavare. Mi allungo, riposiziono il tutto e faccio, o magari mi sposto di là, c'è il crepuscolo con i mostri, roba varia. Ma vedremo, magari questo poi lo farò offline, però lo farò nelle vicinanze, penso, il buco, perché effettivamente portare altre gold conduct pipe non è che fosse il massimo. Allora, vediamo a vedere sopra se sta cuocendo qualcosa, se no fermiamo i motori magmatic engine. Cacchio. No, tutto spento, tutto carico, tutto funziona, procede molto bene. Ok ragazzi, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo episodio, iscrivetevi al mio canale se volete rimanere aggiornati sui nuovi episodi, sui prossimi episodi. Questa la posiamo, che è pericolosa. Ah, qui io volevo fare una, diciamo, una sacca, mettere gli strumenti dentro, ma non so, questa è Taumaters backpack, non ho capito, forse è per estendere un'altra borsa che non so, non mi ricordo come si chiama, quindi non riesco a trovare il crafting, ecco.
Vabbè, ci vediamo alla prossima. Lasciate un commento, qualsiasi domanda, qualsiasi cosa. Io risponderò a tutti, come sempre. Ah, qui non so se ve l'ho fatto vedere, qui le shard l'ho messo su questo lato, perché visto che dentro mi servivano per i nuovi lingotti che escono, mi serviva spazio, ho deciso, visto che queste shard non servono all'emerita chip, me le metto qui, poi magari se serviranno le fapperemo. Penso che il prossimo episodio ci dedicheremo a creare il nostro la nostra macchina di esperienza. Qui faremo lo spawner dei useremo quello spawner dei zoppi, magari creeremo qualcosa per fare esperienza tutto automatizzato sempre. Da Zerk è tutto, ci vediamo la prossima puntata. Ciao a tutti.